Benvenute al nostro terzo Character Talk We Women da Michaela Kay Belisario e Claudia Rabellino Becce. Oggi siamo con Isadora De Pasquale, urbanista e architetta del paesaggio. Isadora, prima del lockdown hai creato il Bloomerang Project. Di cosa si tratta? Bloomerang Project ha l'obiettivo ed è il progetto che vuole sovvertire l'approccio al green design, riportando l'aspetto terapeutico del verde al centro del progetto. Offre progettazione e informazioni affinché ognuno possa creare un luogo verde che sia lo scenario adatto ad un percorso di benessere e lo fa affondando le proprie radici nell'evidence-based design, cioè in una progettazione che parta dall'evidenza scientifica. La madre dell'ambientalismo moderno è stata una donna, Rachel Carson. Le tematiche ambientaliste spesso vengono portate avanti da donne e sono spesso legate a tematiche di empowerment. Perché secondo te? Perché parlare di ambiente, occuparci di ambiente, significa occuparci della vita. E le donne sono in grado di prendersi cura in una maniera profonda e ispirare gli altri a fare lo stesso. Inoltre, quando ci occupiamo di ambiente, dobbiamo per forza avere a che fare con lo sviluppo del rispetto e la dignità profonda. Con il progetto Bloomerang Project parli di natura, parli di benessere nella natura e la natura mette radici. Cosa possiamo imparare da questo? Possiamo imparare tantissimo, innanzitutto ad avere fiducia proprio nella vita e soprattutto a percepire che esattamente come le piante hanno queste radici sottoterra che vengono, che le mettono in connessione, però poi ognuna fiorisce a modo suo, noi allo stesso modo possiamo dedicarci al nostro pezzetto, portare avanti la nostra evoluzione e rivoluzione, consapevoli che siamo tutti connessi, perché affondiamo le nostre radici nel qui e ora. Per cui questo ci fa prendere coscienza anche della nostra condizione e dell'importanza che possiamo avere noi e la nostra comunità. La virologa Ilaria Capua ha detto che il momento che stiamo vivendo ha messo al centro il nostro rapporto con la natura e che noi dovremmo aiutare i nostri figli a riparare i danni che noi stessi abbiamo fatto alla natura. Come, secondo te? Partendo assolutamente dall'esempio e dando l'esempio ora con grande passione. I nostri libri e le nostre conversazioni sull'ambiente sono piene di principi teorici che conosciamo perfettamente a memoria, ma quello che possiamo fare è ispirare al cambiamento dando l'esempio e provando sulla nostra pelle le esperienze. Soltanto quando abbiamo e viviamo delle grandi emozioni in questo senso riusciamo a prendere delle grandi decisioni. È solo così che possiamo aiutare i nostri figli e il futuro a prendere una decisione e una direzione molto concreta. Isadora, la capacità di cura sembra essere soprattutto una prerogativa femminile, però sa anche molto di stereotipo. Cosa ne pensi? Sì, sono d'accordo. Soprattutto è uno stereotipo che sia esclusivamente una prerogativa femminile. Indubbiamente le donne sono in grado di una grande capacità di ascolto e sono in grado di manifestare molta empatia. Però questo può ispirare le persone al cambiamento, perché grazie a queste capacità riescono a far vibrare le corde dell'altro e quindi ispirare anche il senso di cura negli altri. Isadora, da architetta del verde, come disegneresti la tua città verde ideale e a quale città reale ti ispireresti? Questa è una domanda molto divertente per me, che sono anche un urbanista, perché il dibattito sulla città ideale ha radici veramente lontane. Io penso che si debba spostare il focus e pensare a chi è il progettista ideale. E secondo me è colei o colui che decide di partire da quello che ha a disposizione per rendere una città felice e caratterizzata dal rispetto. So che la parola felicità è un po' un tabù in un campo come quello dell'architettura, che è un campo molto materico, molto concreto, però credo che sia importante fare questo cambio di prospettiva. Le città reali a cui mi piace ispirarmi sono quelle che visito durante i miei viaggi e mi piace portarmi sempre un pezzo di loro nei progetti che faccio. Indubbiamente sono le contraddizioni quelle che danno più spunti di riflessione e di creatività. Un esempio può essere Tokyo, a cui sono particolarmente legata, che è una città molto ordinata, pulita ed equilibrata, ma che diventa quasi follemente magica durante la fioritura dei ciliegi e molto poetica. Bene, ringraziamo Isadora per essere stata con noi e ci vediamo al prossimo talk.